Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type Zero. Mi scuso un attimo perché non ho registrato per un po' di tempo, per cui sono rimasto un attimo, tra virgolette, sbandato per quanto riguarda la storia. Ho dovuto fare un attimo un recap della situazione e adesso finalmente possiamo continuare la nostra avventura. Non ho registrato perché in questo periodo ho avuto forti mal di testa, sono stato male, molto probabilmente anche a causa del freddo, che non sono abituato a sopportare, però adesso diciamo sto molto meglio e quindi mi sento di poter registrare qualcosa. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type-0 che al momento non mi ha in un qualche modo entusiasmato più di tanto. Devo dire che il gioco di per sé è caruccio. Mi ci sto un attimo, tra virgolette, appassionando piano piano, però non lo so, vorrei magari appassionarmici di più. Allora, finiamo gli ultimi incarichi, se li troviamo in giro per la zona, in modo tale da poter cominciare la prossima missione. Non ho fatto granché, ho fatto giusto qualche missioncina. Qualche side quest così, giusto per niente di allarmante, però era giusto che voi lo sapeste. Allora, non so effettivamente queste altre 4 ore cosa posso fare, perché per uscire dal, diciamo, dalla scuola mi servirebbero 6 ore. Qua ci sono due richiedenti che per il momento non posso soddisfare. Vediamo se magari nelle altre zone troviamo degli altri punti esclamativi per far passare queste 4 ore. Qui c'è un altro richiedente, ma se non sbaglio. Però per il momento non posso farlo. Perché non posso più uscire dalla scuola. Ah, qui c'è un richiedente. Vediamo cosa vuole tu. Ma non la posso fare neanche questa. Perché non posso uscire. Ma io c'ero andato nella caverna. Aspetta, ma vediamo se magari, essendoci già stato, magari me lo dà come valido. Gokuro. Io già ci sono stato nella caverna di corsi. Ecco, Dove sta? infatti, perfetto. Perché noi già l'avevamo. Io già c'ero stato in questa sezione. Va bene, accetto questa, ma anche se per il momento non la posso fare. Vabbè, non è quello il problema. Vediamo innanzitutto questo cappello a punta. Cappello a punta. Aumento di 8 la potenza magica. Vabbè, non mi interessa più di tanto. Vediamo qua nella nostra auletta se c'è qualcosa da fare. Perché se no, queste 4 ore veramente non ho idea di dove poterle utilizzare. Là abbiamo un'altra richiesta da parte della nostra teacher, la nostra mamma, se così si può dire. Qui non abbiamo nulla. Neanche qui nel cortile penso ci sia qualcosa. Oh, ecco, vedete, due punti esclamativi. Quindi le nostre prossime 4 ore finalmente hanno un significato. 君、随分チョコボが好きなんだな。何か変か？まさか。俺、候補生の弟がいるんだけど、こいつがまたチョコボ好きでさ。俺のチョコボも弟が名前をつけたくらいだ。今日も本当は弟に会いに来たんだけど、急にミッションが入っああ、たまあみこれたいとで、フォーセエリート候補quello 生che è がやっ morto てきた quando んだ。abbiamo salvato la città. Poverino. それが候補生の務めだよ。大人だな、君は。弟とは大違いだ。Che tra ひょっと l'altro するどと、dovrebbe essere il そこのfratello とこから妹di がいる。そんな感じがするんだけど。Macchina. そう。誰が兄なのか弟なのかわからない。わからない。マザーはみんな兄弟だって言ってたけど、それだけだ。それに兄弟なんて言われても邪魔になることの方が多いさ。俺も昔そう思ったこともあったな。
昔?ああ。弟は候補生になるくらい優秀だったからな。兄貴としては立つ瀬がなくて、わざと距離を置いたこともあった。今は違うのか?ああ。気づいたんだ。俺たちは正真正銘の兄弟だって。今になって?確かにちょっと遅かったかもな。けどそういう君は気づいてないみたいだ。兄弟って どんなに違う考え方でも気に入らない性格でも運命を共にするんだ。最高に理不尽な存在だと思わないか?ああ。別に僕はあいつらと兄弟になりたいって思ったことはない。でもきっと君にもわかる時が来るよ。兄弟がいるから自分が一人じゃないって。友達とも恋人とも違うんだ。もっと泥臭くてかっこ悪くて。でもほっとする絆があるんだよ。 それは血のつながりだけでもないし、長く一緒にいるからってだけで生まれるもんでもないってのが俺の持論だ。じゃあどうやって絆が生まれるんだ。共に厳しい定めに立ち向かうからじゃないかなって俺は思ってるよ。って俺何突っ込んだ話してんだ。弟と会えなかったもんでついついってことで<笑> 弟の代わりに付き合ってくれてありがとうよ。あんたの名前は?イザナ。ecco。イザナクナギリ。 Il fratello di macchina. Ecco come l'aveva conosciuto. Ah no. Ah, ma quindi. Ah, ecco, là ci sono le altre due ore con Cater. Fosse uno dei quattro paladini di Rubin. Si portasse sempre dietro un Chiactus. Bene, abbiamo finito le nostre ore, quindi adesso siamo pronti per il nostro giorno operativo. L'esercito del dominio è deciso a liberare Ishka. Un'unità di intervento speciale deve infiltrarsi nei canali sotterranei della città, compiere un'azione di sabotaggio con magicidi esplosive e procedere alla riconquista con un'azione lampo approfittando del caos provocato. Alla classe 0 affidato il compito di raggiungere i canali e posizionare le magiti nonostante la ridotta visibilità a causa della nebbia. Olè. Aegis ottenuta e poi ottenuta 3 magiti. Va bene, ok, quindi devo fare soltanto questo. Possiamo andare. Cioè devo fare soltanto questo, è per modo di dire. Dobbiamo andare a liberare quest'altra area. Allora, ma visto che... no, infatti richieste non ne ho più, perché giustamente il giorno operativo è arrivato, per cui vengono tutte... le aeronavi sono disponibili di nuovo. Aumentando il territorio aumentano le destinazioni raggiungibili. E questo mi sembra anche giusto. E a pagamento. Allora, ho capito. Quindi se noi partiamo per, diciamo, se partiamo solo per un piacere personale, non per una missione, praticamente paghiamo. Anche se però in questo caso abbiamo pagato, quindi non vorrei che forse sto andando in una zona che non è corretta. Anche perché guardate la mappa quanto è grande effettivamente. No, la missione è esattamente questa, quindi va bene. Ma lì c'è un chocobo. Io lo voglio prendere.
Ehi, vieni qua. No, un incontro casuale mentre stavo affrontando il Chocobo. Perché siamo paralizzati? Madonna mia, mi hanno disintegrato. Ho ottenuto una scheggia gelida. Va bene, tutto a posto. Olè, l'abbiamo preso. Un chocobo femmina. Vabbè. A parte che ho fatto una covata praticamente. Ma qua vedo altra roba. Lì cosa c'è? Vedo una sorta di segnale. Lì c'è una caverna tipo. Là c'è un mostro di quelli livello 99. Quindi per il momento dobbiamo solo lasciarlo andare. E poi altro non c'è, quindi possiamo andare. Possiamo andare. Gli annali vermigli. Ok, vabbè, questo non mi interessa. Ah, questa è proprio una città vera e propria. Richiedente. Io faccio parte della compagnia teatrale. Eliminate 10-100 zampe. Vabbè, questa non mi sembra tanto difficile. Qui c'è un negoziante. Alla fine quelli sono i mille piedi tecnicamente, quelli che si trovano in giro per diciamo per la città, cioè per la mappa, per cui non dovrebbe essere. Aumento 20 PM, arma roventa, erba tantal. Fa che i ciocobini assomigliano più al padre, più alla madre. Questi potrebbero essere interessanti. Ne voglio comprare. Ecco, 2 e 2, così arriviamo a 2000 gal precisi. Perché così se faccio un incrocio con Chocobo da guerra, quello che è, faccio in modo da farlo assomigliare al più vicino. Ma qua non c'è nient'altro, quindi forse non è questa la... Togoret Nord. No, non voglio entrare qui, eppure la missione mi dice che devo entrare lì. Ah, preso. Se no, scusate, dove dovrei andare? Fatemi vedere un attimo la mappa. Ecco, la missione mi dice di andare qua. Sì, la missione è inequivocabilmente qui. Ecco, però ovviamente veniamo attaccati, giustamente. Allora, qui ci sono i 100 zampe, che sarebbero quelli che dovremmo eliminare. Per cui, mentre che ci siamo, Madonna, l'attacco combinato è eccezionale. Allora, vediamo se me ne fa combattere altri. Sì, così ne approfittiamo e ci facciamo questa missioncina insieme. Le prime ve le facciamo. Allora, le prime le voglio fare insieme, perché comunque fanno pur sempre parte di gameplay. A me, se il gameplay viene un po' più lungo, a dire il vero non mi interessa più di tanto. A me piace portarvi comunque le battaglie. Per alcuni potrebbero essere noiose, ma io sono del parere che comunque se non vi interessano potete sempre andare avanti col video. Per cui potete benissimo skippare le parti che vi interessano meno e magari vedervi solo la storia. Dato che a me piace portare proprio gameplay completi e non mi piace portare soltanto pezzetti di... Non mi piace soltanto portare pezzetti di storia. Cioè io voglio fare meno tagli possibili. Io i gameplay li adoro per questo, quindi... Ehi, 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 ehi. Non azzardatevi a farmi male. Eppure levano parecchio.
Utilizziamo il nostro attacco speciale. Ce l'abbiamo fatta. Ma ancora erano sconfitti. Madonna, addirittura livello 38. Ma che cazzo. Beh sì, c'è da dire anche che Ace è molto forte. Il mio Ace è molto forte, quindi... Però effettivamente il livello 38 magari potrebbe essere un po'... Questo coso che si muove alla velocità della luce... Oh! Accanimento cacciatore. Ho sbloccato un achievement. Beh, abbiamo finito. Bene. Anche perché già eravamo un po'... Eravamo parecchi. Richiesta. Eliminate 10-100 zampe. Scorrazzano nella pianura di Togoret e sono un vero incubo. Ma io non li ho eliminate già 10. Forse ne ho eliminate tipo 8-9, una cosa del genere. Quindi devo fare, mi sa, l'ultimo combattimento. La cosa che non avevo notato è il fatto che magari il livello tra Ace effettivamente è... Ma dai, ma perché mi bloccano sempre quando comincio? King è uno dei più fighi comunque da utilizzare, eh? Sì, è uno dei più fighi da utilizzare. Ma non li ho eliminati già 10-100 piedi. Ah no, ma è già morto. Ma comunque credo di averli ammazzati 10-100 piedi. O sto sbagliando la zona perché... Perché ci può stare che uno sbaglia magari la zona di... Madonna quanti PV ha! Giustamente il budino... meno male. No, non li voglio affrontare. Voglio provare a vedere se già mi dà l'obiettivo, perché... Può essere che sono io che non l'ho visto e sto combattendo. I caduti in battaglia sono di nuovo in vita. I cento zampe sono nella regione di Togoret. Fateli a pezzettini. Ma io già ne ho ammazzati a valanga. Però forse qua è perché siamo a Togoret North, a nord, quindi
non me li conta. Quindi effettivamente dovrei andare forse a Togoret normale ed eliminarli lì. Che potrebbe essere una cosa del genere. Che se noi andiamo sulla mappa generale, vedete, qua c'è Togoret Nord. Mentre invece, hanno pure qua Rubrum. No, la nostra regione è Rubrum, non Togoret. Quindi, ah, ecco, regione di Togoret. Vedete? Quindi è più accanto. Ah, ecco, regione di Iska. Quindi noi dobbiamo andare lì. Quindi anche volendo dobbiamo spostarci lì per la missione. Ok, stavo sbagliando tutto. Vabbè, utilizziamoci un bel ciocobino normale. Infatti, come potete vedere, la freccia ci dice di andare da questo lato. E adesso è tutto più chiaro. Errore mio che praticamente... Vedete, regione di Togoret. Errore mio che praticamente non ho visto bene la situazione. Allora, a questo punto, se io scendo dal Chocobo e affronto i nemici che ci sono qua, i 100 zampe, ad esempio, no? Dovrebbero spuntare qua. Ecco, vediamo se spuntano, perché se spuntano... Ecco, in questo caso addirittura non sono spuntati. Ah no, 100 zampe, uno solo ce n'è, ma... Non credo mi convenga più di tanto eliminarne uno solo. Infatti, bravo, meno male che non ci sono altri combattimenti. Male che vada, faccio un taglio, giusto per evitarvi troppa monotonia, e ci vediamo non appena finisco il tutto, in caso. Perfetto ragazzi, dopo aver finalmente compiuto il nostro dovere, siamo pronti per cominciare la nostra missione. Allora, Chiezia però non era la città che dovevamo liberare, se non sbaglio. Infatti, questa è una città che possiamo esplorare e io direi di approfittarne. Fascia d'argento, erba ghisal. No, vabbè, ma queste cose non mi interessano. Qua cosa c'è? Nulla. Andiamo dall'altro lato. Facciamo anche un po' di esplorazione, dato che ci siamo, direi di approfittarne. Allora. Qui non c'è niente, ma qua si può entrare? La targhetta dice Marga. Annalea. Cicoco. Non vorrei che questi sono posti che poi... Ecco, richiedente, vediamo che vuole questo. Anzi, sì, fisicamente. Sconfiggete 4 Pyros o vulcani. Stanno seminando il panico nel Valico Nord. A me ne servono 4 in tutto. Valico Nord. Vabbè, sicuramente dovrò andarci per la missione, quindi tanto vale già accettare la richiesta. Almeno faccio due piccioni con una fava. Con una fava. Allora, non dovevamo andare neanche di qua. Per cui torniamo in sella al nostro Chocobo. E andiamo verso questa zona, perché a quanto pare seguiamo la freccia. Però se io voglio guardare un attimo la mappa generale, allora Togoret Nord è questa, esattamente. Noi dobbiamo andare, ecco, la regione di Iska, ma dovremmo anche raggiungere tecnicamente il Varco Nord. Ma sto Varco Nord io non vorrei che sia praticamente quella zona lì sotto il Valico Nord, perché aspetta, mappa generale. No, non rientra. Richiesta non me la fa vedere.
Ecco, Togoreth Nord. Eh sì, sicuramente questa richiesta verrà compiuta qui. E sicuramente lì il valico nord dovrebbe essere quello. E che però da qua forse non ci possiamo andare. Almeno credo. Guardate il Chocobo come scappa. Ma io... E io ti prendo, dannato. Madonna, guarda che mostro che c'è là. Sembra una Damantart quello. Allora, nell'acqua ovviamente non ci possono andare. Lì praticamente c'è quella caverna. Io a questo punto ormai voglio provare a vedere cos'è quella caverna. Perché se fosse realmente questo valico nord, che tecnicamente dovrebbe permettermi di fare questa missione, voglio provare ad andarci. Cos'è questa linea? La caverna conduce all'antica Lorica, territorio della testuggine nera. Ora però non si può entrare. Ah no, Valico Nord è qua. Siamo già qua al Valico Nord. Ah no, il Valico Nord è esattamente questa caverna. Allora è come pensavo, vedete, Valico Nord. Perché se noi ci allontaniamo, poi tentiamo di avvicinarci, Valico Nord. E quindi non possiamo entrare. Va bene, allora dobbiamo necessariamente fare questa missione e poi ritornare qui per entrare al Valico Nord. E poi successivamente... E poi successivamente fare questa missione, compiere questa missione. Va bene, però l'importante è che già sappiamo però dove dobbiamo andare. Adesso seguiamo la freccia e concentriamoci finalmente sulla missione. Il Chocobo è scappato. Grazie Chocobo, gentilissimo da parte tua a scappare così. Fortuna che ne ho comunque un bel paio. Anche perché comunque quando li trovo nella mappa li catturo sempre. Questo diciamo... mi permette di avere una scorta di Chocobi normali. Di avere una bella scorta di Chocobi normali. Ecco, qui c'è la nebbia, come c'era stato preannunciato. E ovviamente è cambiata anche la sezione, perché adesso diciamo siamo in territorio della testuggine. La cittadina che dobbiamo liberare è questa. Però io prima voglio catturarmi questi Chocobo. Scusate se sentite rumori strani, ma sono io che mi sto grattando la testa. Oddio, questo Chocobo è impazzito, ha avuto una crisi. Perfetto, allora entriamo e diamo via allo spettacolo. Allora scegliamo ovviamente chi mobilitare. L'equipaggiamento non c'è bisogno perché l'abbiamo già fatto. Scegli una risposta speciale, triade, esper, no, triade. Scegli i combattenti, ace, 5 e deuce, mi porto, sì. Rinforzi dell'accademia, va bene, me li porto pure. Ah, questi sono rinforzi nostri. Possiamo andare. Settore 92. Allora, stiamo attenti, ordine speciale, sfida per il leader, sconfiggi due nemici, va bene, questo non penso sia un grosso problema. Però il tempo anche sta scorrendo. Qui non ci sono oggetti, vero? Beh, ordine eseguito. Benissimo. Anche l'ordine speciale è stato eseguito. Per cui possiamo continuare con l'esplorazione. Resisti 3 minuti. No, non mi interessa. Queste sfide che mi arrivano a fine battaglia
Sono un vero dramma. Ehi. Non subire danni che sono già avvelenato. Non ha senso. No, perché sono tornato indietro? Madonna. Anche mentre combatto. Adesso devo andarla a mettere dall'altro lato. Esatto, perché una l'ho piazzata già. Nel frattempo sono ancora sotto status veleno. Oh oh. Sconfiggi due nemici usando la magia non mi interessa. Ah, ecco, lì c'è la leva. Ma il budino ardente non era uno di quelli che dovevo sconfiggere là al vicolo nord, là. Bene, l'acqua adesso si abbassa. Allora, a questo punto andiamo prima di qua, visto che ormai ci siamo. Ecco, e piazziamo. Bene. Anche questa è fatta. E adesso, visto che abbiamo abbassato l'acqua, possiamo andare dall'altro lato. Esatto. Mi devo sconfiggere io! Ecco, perfetto. Che sennò non potevo fare l'ordine speciale. Di qua cosa c'è? Non c'è niente qua? No, niente da raccogliere. C'è poca... Una cosa che non mi piace tanto di questo Final Fantasy è che almeno per il momento c'è poca esplorazione. Cioè, magari in futuro avrò modo di esplorare un po' più... Un po' più la mappa, o comunque avrò modo di andare più in giro. Ora capisco che è l'inizio. Però, diciamo, un minimo di esplorazione anche all'inizio del gioco io penso che l'avrei pretesa. Anche perché, vedete, riesco ad ammazzarli i nemici, però diciamo con un'esplorazione magari più approfondita sarei andato a, sarei cresciuto di altri livelli. Ah, ecco, prima devo mettere... Convinci due nemici utilizzando la magia, direi anche di no. Ecco, vedete, questi sono deboli al ghiaccio, quindi adesso che lo so... P-
parte che poi la magia adesso, come l'ho modificata, che è diventata fortissima. Vedete, è diventata fortissima ed è anche efficiente, perché ho aumentato i tassi di potenza e di efficienza. Ovviamente adesso sono senza PM, per cui utilizziamo l'attacco. Boom! Benissimo. Ah, e qua dobbiamo mettere l'ultima. Ora dirigetevi al comando centrale. Bene, andiamo. Ah, è la porta che prima non si apriva. Ok, perfetto. E ora la prossima meta, Kupo. Beh, io qua ormai direi che esperienza insegna. Salviamo. In un nuovo salvataggio, ovviamente. E dirigiamoci verso la prossima direzione. Secondo voi chi può essere? Oddio. Eia! Beh, sono decisamente forte già comunque. Sono decisamente forte. Il ripristino energetico tra 24 minuti. Dai. E qui l'acqua. Ancora nemici. Come osate? Dai, credo che si sia abbassata adesso l'acqua. Sì. Bene, battaglia terminata. Ma sento dei rumori grossi. Lì c'è un oggetto da raccogliere. Cibo liofilizzato. Sento dei rumori grossi, ma mi sa che non dovevo andare qua, perché la freccia mi sta indicando dietro, a meno che... Dai, sono 2 ore e mezza. Comunque non devo andare di qua, lo so benissimo. Però se mi ci fanno andare ci sarà un motivo. Ecco,
che sicuramente potrebbe essere anche questo mostro. No. Ecco, piastrina di riconoscimento. Quindi possibilmente era per trovare queste anche, che sono cose importanti. Da qua non si può salire, da lì neppure. Quindi adesso mi sa che possiamo tornare veramente indietro. Ah, allora era per questo che ci facevano andare qui. Vedete? Completismo che senza volerlo abbiamo sbloccato. Oddio. E qua? Dove dobbiamo andare? Forse dall'altro lato era. Sì, perché qua è dove ho fatto l'acqua. Da qua non ci posso andare però. Aspettate, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Ah no, allora di qua ci dovevo andare, giusto? Ah ecco, era un'altra sezione. Madonna, poi la nebbia qua non mi fa vedere un Kaiser. Oh. Da qua non mi fanno andare. Da qui neanche. Madonna mia, non si capisce nulla. No, qua è da dove sono entrato però, quindi non può essere. Ecco, da qua c'è una stradina. Bene. Ci sono altri soldati qua che vogliono farci la bua. Però siamo noi a fare la bua a loro. Battaglia terminata, lo prendo come un buon segno. Stiamo attenti perché, vabbè, si vedono effettivamente, però teniamo gli occhi aperti perché queste piastrine di riconoscimento, alcune, bene. Io mi curo nel frattempo. Madonna mia. Madonna, proprio sta cosa di ottenere. Sta cosa di ottenere i fantoma è una cosa assurda. Allora, lì ho visto il leader, per cui io mi sa che mi vado a piazzare. Qua non c'è nessuno. Non ho neanche il tempo di guardare gli ordini speciali, a dire il vero, perché
Per il momento sinceramente non mi interessano. Benissimo. Il passaggio è bloccato. Sbarazzatemi dei nemici. Benissimo. Qui nel frattempo c'è anello consumato. Oddio. Mi stavo disintegrando da solo. Benissimo. Coadiuvante e un altro coadiuvante. Ma che maledetti, ci provano a farmi la bua. Ah, uscita, ce l'abbiamo fatta forse. Qui c'è il leader, per cui approfittiamone. Aspetta, ma là c'era qualcosa da raccogliere? Me ne sono accorto, l'ho visto con la coda dell'occhio. Ah, un'altra razione di cibo, vabbè. È sempre qualcosa da raccogliere. Oh! Finalmente si vede qualche cosa. Allora non si vedeva completamente niente. Facciamo l'attacco speciale. Bene. Ah, eccolo lì il boss. Cioè il boss, il capo. Tanto boss non è. È abbastanza debole. Però la magia non l'ho colpito, porca. Benissimo. Missione compiuta. Olè, ce l'abbiamo fatta. Olè, non c'è più nessun dubbio. Un tempo impiegato C, però fantomi A, morti subite A, valutazione A. Stiamo iniziando a migliorare. Giustamente il tempo, ho perso un po' più di tempo perché ho esplorato, però non credevo di essere finito così male. Golem Esper, abbiamo un nuovo Esper. Copricapo vermiglio, 2000 PFA e copricapo vermiglio. Flauto barocco per Deuce. Arco da caccia per Trey. Erba Ghisal, piuma di fenice, occhiali da deserto, cavigliera d'oro, scheggia di cristallo. E questi sono, sì, salviamo i progressi ovviamente. Tutto in un nuovo slot. Ah, è già così, abbiamo finito. Ottimo.
Allora, innanzitutto prendiamo il ciocobo, così facciamo una bella cosa. Ecco, questo lo prendiamo. Benissimo. Adesso credo che comunque siamo full per quanto riguarda i ciocobo maschi e femmine, perché ne abbiamo 9 e 9, però vediamo, proviamo, lo prendiamo lo stesso. Ciocobo maschio. Perché non credo che forse il massimo sia 9. Ora, dato che abbiamo conquistato quella città, vediamo se possiamo raggiungere il, diciamo, il Valico Nord. O almeno quello che si chiamava Valico Nord, perché se così fosse posso anche fare quella side quest. Magari la faccio off camera, la faccio un secondo per conto mio, però volevo sapere se adesso potevo andarci lì. No, ancora no, vedete? È bloccato. Perdonate ragazzi, qua sicuramente avrete visto un taglio, ma ho ricevuto una notizia, quindi dovevo un attimo staccare la registrazione. Ma comunque, come possiamo vedere, non... Come potete vedere ancora, non possiamo andare in quella zona, per cui... Oddio! No! No, 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 scappa, 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 scappa! Scappia, scappa! Uzio! Uzio, scappa! No, 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 oddio, ok, siamo morti, a posto. Bene, allora risuscitiamo giusto per la cronaca, non è un problema. Prendiamo un ciocobo. Ah, possono superare la barriera del 9, ero convinto che il 9 fosse il massimo, ok. Allora, rientriamo qua in modo tale che tutti quanti ritornino in vita. Esattamente. Ricambiamo un attimo la squadra. Perfetto. Olè. Allora, dato che abbiamo fatto tutto, abbiamo compiuto la missione, io direi di rientrare. Così possiamo fare rapporto. Tanto per il momento non possiamo fare altro. E vediamo un po' che cosa succede. ようやく来たか。旧機関。大体品の方がよく働くとはな。王暦842年、炎の月。ミリテス公国はロリカ同盟跡地より玄武クリスタルを発掘。軍の制御下に置くことに成功した。 これにより、ロリカ同盟はミリテス公国に完全吸収されることとなり、旧同盟領は公国の版となった。この事実はオリエンス各国に速やかに通達され、スザク領ルブルム、コンコルディア王国の両国に深い衝撃を与えた。 La prossima missione è tra 3 giorni e 12 ore, Cupo. Approfittatene. Ah, livello consigliato 22, addirittura. O seguite le mie lezioni? Vabbè, sì, le lezioni le posso seguire tranquillamente. E poi magari mi vado a fare qualche side quest, quindi... Va bene, direi che comunque per il momento possa essere tutto. Vi ringrazio al solito per aver seguito la puntata e ci vediamo alla prossima.